Dopo tutti quei fallimenti, Salieri affidò l'incarico ad altri. Io li accompagnai come una specie di polizza assicurativa. Bella a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati in live col vostro appointment. Siamo di nuovo su Mafia. Continuiamo quello in cui ci siamo lasciati ieri, che era la missione del fortunato bastardino, che è il fratello del, diciamo, nemico di Salieri, cioè di Morello. Dopo vari tentativi, come diceva Tommy, che abbiamo tentato io e Poli di ucciderlo, questo individuo è stato talmente fortunato anche da scampare a un incidente ferroviario. E noi siamo partiti al suo inseguimento, che vi, diciamo, posso già indicare che si conclude all'incirca in un porto, come stava succedendo, diciamo, già ieri notte. Ma ieri siamo stati, diciamo, interrotti dalla polizia, che ci ha fatto scappare il nostro fuggitivo. Ma oggi noi lo acchiapperemo. Sempre che non, se non ci sfugge adesso. Ah, che poi dovete darmi... lo sapevo. Dovete darmi giusto un secondo, perché c'è sempre da risolvere questo. Ah, le musichette quelle belle di Mafia, che senti solo grazie al fatto che il gioco lo trovi originale. Fortunato bastardino. Che state a guardare? Ammazzate il bastardo là dietro! Ok, vieni fuori, carogna. Allora, io molte volte ho giocato qua in questa missione facendo un pochino un trucchettino. Tipo, ho sempre utilizzato il camion per uccidere i principali rompiscatole.
Ok, due morti. E anche questa è fatta fuori. Prendo questo, prendo questo. Non farlo. Ora, allora, era bellissimo, moglie e figli, non farlo. Ora. Prendiamo il Thompson. Mi ricordo che c'era anche altra gente che aveva il Thompson. Questo veicolo non lo consideriamo. Prendiamo questo in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo. Sfruttiamo il carretto. E
andiamo a uccidere un po' di gente che c'era in fondo, mi pare. Infatti uno era lì. Non ricordo dove tutto fossero i nemici. Ah, qui uno era qua. C'era quello e poi devo schivare i jet, schivo i jet. Entravo di qua e qui c'era lui con il fucile, diciamo quasi da cecchino. Fatto male, eh? Qui c'è per curarsi. Qua c'è nel carrello va lì ed è giusto. Male. Ma giusto così. Devo andare lì. Ci ricuriamo, prendiamo il camioncino. E adesso godiamoci la scena. Non ha funzionato, eh?
Non so che vuoi fare, bastardo. Mio fratello ucciderà te e tutta la tua famiglia. Arrenditi, sei morto. Non puoi farcela, idiota. Sei un pesce troppo piccolo per me. Ehi, mi senti? Lo sai chi sono io? Un morello. Bastardo fortunato. Oh, l'acqua sotto le texture. Lo sai chi sono io? Sono un morello. E sei a little bit morto con un buco in fronte. Non è vero che non c'era il buco in fronte, comunque. Bello, una stanza interamente vuota con una stufetta. Giustamente il calore è tutto. Mi pare che no, no, però il museo. No, c'è di Ghisa. Mi pare di ricordare che non c'è nessun altro. Comunque la vita è il massimo. Io prendo e vado da Luca Bertone. Allora, sinceramente non ricordo se mi fa uscire da qui col veicolo. In teoria questa è un'uscita, però l'uscita è. Oh. Oh, oh. E quante si stanno avvicinando quei veicoli? Questo non lo ricordo mica io. E la facciamo così, mamma. Ma che non ci muoio alla fine e perdo tutto. Thank you.
Mi allontano da quel camion perché vorrei che mi esplodesse. Allora, siccome usciamo da qua. Mi hanno portato una macchina. Non voglio uscire dall'altra uscita perché se io esco dall'altra rischio. E qui rischiamo grosso. Fortunato bastardo. Vado da Luca, vado da Luca Bertone, Luca Bertone, vado da Luca Bertone. Para para para. Però aspetta, sta strada dove va? Chiusa. Para Boing. E io di certo non me ne faccio prendere. Quell'altro non si muove senza il collega. Arrivederci. Non tanto. Ascolta, così mi levo dalle scatole e via. Io sto passeggiando qui. Nient'altro che sono disegni. Sto facendo un po' di jogging. Me ne vado, ciao.
Ah, è quella del tipo sparato. Mi hanno appena chiamato, hanno sparato a uno dei nostri a Chinatown. Ora Eli ha bisogno d'aiuto. Devi andarlo a prendere e portarlo dal dottore a Oakwood. C'è un ospedale a Oakwood? Il dottore da cui hai portato Sam una volta. Certo, me lo ricordo. Allora ci pensi tu. Ok, se ripulisci i sedili dal sangue. Nessun problema, ma sbrigati, quello sta morendo. Neanche mi interessava più questa macchina. Però caso strano è sempre la stessa macchina. Chinatown, quindi faccio prima passare da lì. Fermatelo, chi dovrebbe fermarmi? Se sei tu la polizia. Ti manda Luca? Sì, che gli è successo? Tu che dici? Hanno beccato con una 45. Il secondo sta molto peggio, perciò non è una buona idea portarlo all'ospedale. Portatemi dal dottore di Oakwood. Vai alla svelta, se qualcuno non gli dà un'occhiata non ce la fa. Ok, andiamo. Giusto un attimo, ragazzi. Ok. Non mollare! Saremo dal dottore in un baleno, lui ti rimetterà in sesto. Mi fa anche ricordarmi davvero. Questo incrocio non è esattamente da fare così, ma tieniti forte! Si vola Martin Garrix 130. Se sbatto a questa velocità è la fine. Muore sul colpo il tipino ed è fatto. Bella signora in mezzo alla strada. Allora,
Spostati. Vabbè, per 5 chilometri in ora dieti in più. Vai che hanno sbattuto, vai che hanno sbattuto, in modo per salutarli più frettolosamente possibile. Ma capo col tempo ormai. Che palpebre. Ma non erano caduti? No, sono riusciti a riprendersi. Eccoci, ferma qui. Grazie mille. Ok, andiamo. È tutto a posto, ci penserà il dottore. Minimo muore nel frattempo. Cioè, vi siete distrutti la macchina. Mi avete distrutto la macchina. La missione rischia di fallire. Siete dei cretini. Gesù, che disastro. L'automobile è inondata di sangue. Speriamo che Luca abbia parecchio sapone. Ma sinceramente, ma che ce frega de sto catorcio? Se tanto Luca ci dà un'altra macchina, almeno ce ne fa rubare un'altra. Testa di cacchio, busta di viscero. No, tu sorella da cretino, tutti parlano con la stessa voce, cretino, con quante R me lo stai dicendo, cretino, sembra un gatto che fa le fusa, cretino, piripipipipipi, ma sta passando il boss, lasciami passare, no? Aio, che male. Mi hai preso l'abbiocco. Sta bene? Sì, ora è dal dottore, se la caverà. Ah, mi sono tolto un bel peso. È un mio caro amico. Ah, ti devo un favore. Beh, allora potresti ripulire gli interni dal sangue. Quest'auto sembra un macello ambulante. Nessun problema, Tommy, ci penso io. Beh, lo spero. Ah, merda! L'amico non era certo a corto di sangue. Ah, puoi dirlo forte. Sembrava una fontana. Anche se l'acqua è molto più facile da togliere dai sedili. Beh, basta aspettare che si asciughi. Potresti donare il sangue che hai tirato su con quello strofinaccio. Ma adesso è mischiato al sapone. Ma comunque, oggi per te ho una cosetta speciale e non è particolarmente difficile recuperarla. Niente sangue? No, non preoccuparti. Nel parcheggio multipiano di Central Island c'è una bellissima auto sportiva. Basta andarla a prendere. Serrature? Ah, niente di speciale. Con la tua abilità sarà uno scherzo. Solo stai attento che il guardiano non chiami la polizia. Ok, grazie Luca. Allora. Ma vale. Ti metto un asciugamano sul sedile, così non ti prendi il culo. Oh, fantastico.
Io questo cattorcio non lo volevo più prendere. Tutto quanto è distrutto. Forza catorcetto, forza catorcetto! Mi pare di ricordare che la macchina che rubo adesso è simile a quella di Don Salieri, mi pare di ricordare. Solo capire qual è il guardiano. Che era questo? Sì, praticamente è quella di Don Salieri, il nome è verde. Sportiva. Ed è bella perché è anche grintosa. Gira che è una bellezza e poi cammina che è una bellezza. Torniamo dal Don. Dormammo. Aia. Hey. Una è finita sotto le texture. Allora, vediamo di buttare questa, che è la Guardian Terra Plane Folder. Guardian Terra Plane Folder. Che ti serve? Olè. È stata dura, ma abbiamo spedito Sergio dove meritava. Ora non resta che una cosa da fare: eliminare Morello. All'interno della sua zona ci sono furti, rapine, ricatti, lotterie clandestine, oltre che case da gioco e bordelli dappertutto. Ma qual è la cosa più scandalosa? La droga? Ma che... Lo scandalo è che noi non bacchiamo un centesimo.
Ma tutto questo cambierà con la sua eliminazione. La sua famiglia andrà a schifeo. E tutti quei piccoli truffatori, ladri e criminali si uccideranno a vicenda senza qualcuno che mantenga l'ordine. Oggi vedremo di liberarci di quel bastardo una volta per tutte. Polly ha ideato un piano. Esatto. Secondo i miei informatori, oggi abbiamo un'occasione unica per eliminarlo. Morello si guarda alle spalle e non si mostra quasi mai in pubblico. Gira sempre su una limousine corazzata, come un mollusco nella conchiglia. Ma oggi uscirà. Vuole andare a teatro a farsi vedere un po'. Tra la buona società di Lost Steven. E anche noi gli faremo vedere qualcosa. Non è un po' rischioso? Sì, certo. Ma è la nostra unica occasione per ucciderlo in pubblico. E far vedere chi comanda. Faremo in questo modo. Aspettiamo fuori finché lo spettacolo non è finito. Il pubblico comincerà a uscire e ci sarà la solita confusione. Morello si farà strada tra la folla, ma quando i suoi gorilla si accorgeranno di noi sarà troppo tardi. Soprattutto non attirate l'attenzione su di voi, quindi niente spari. Aspettate di vederlo. Spero di riuscire a riconoscerlo. Ah, facile. Morello di solito si veste di bianco. Non lo fanno in molti al giorno d'oggi. Ognuno di voi prenda un Thompson o una lupara da Vincenzo. Andate davanti al teatro di Central Island e aspettate l'uscita di Morello. Poi sistematelo. Lo spettacolo finisce alle 9, per cui cercate di arrivarci in tempo. Andrà tutto bene, quindi portatemi il suo scalpo. Ok, capo. Al lavoro. Ok. Se hai la possibilità di dire qualcosa a quel bastardo prima di stenderlo, digli che non sono come il povero vecchio Peppone e che questo è per lui. Come, capo? Lui saprà cosa intendo. Abbiamo qualche vecchio conto in sospeso. Lasciami solo per un po', devo riflettere. Non ora, Tom, sono occupato. Scusa, Tom, ma ora sono davvero peso. Ci faremo un bicchierino più tardi, dopo la chiusura. Vincenzo, oggi abbiamo bisogno di artiglieria pesante. Dobbiamo stendere Morello. Credo che i 600 colpi al minuto di un buon Thompson siano una garanzia. E poi una lupara, per rimanere nelle tradizioni. Però dobbiamo sempre rendere omaggio alle tradizioni e usare un'arma tipicamente siciliana per un lavoro di questa importanza. Chi aspetta? Ha sottoscritto. Prendiamo questo. Che ti serve? Bene, gente, anche oggi abbiamo fatto una bella sfilza di roba. Abbiamo concluso la missione di ieri, che era proprio il pezzo più importante, era questo del fortunato bastardino, e poi abbiamo recuperato un nuovo veicolo da Luca Bertone. Non mi resta che ringraziarvi per la visione, per essere stati in mia compagnia, e noi ci rivediamo in una prossima live, sempre con Mafia, per concludere questa nostra piccola avventura, e non vedo l'ora di cominciare Mafia 2, lo spettacolo degli spettacoli. Grazie e buona serata. Ciao a tutti.